questo incontro che definirei in speciale perché ci è venuta a trovare una persona speciale, la dottoressa Chiara Castellani, che ringrazio per essere qui, per aver accolto l'invito del Centro Interculturale Nelson Mandela di Taranto. Ringrazio Paolo Moro che con lei che supporta tutte le attività anche della dottoressa Chiara Castellani. Ringrazio l'Istituto Pacinotti, un grazie speciale alla professoressa Martinez che ci ha dato la possibilità oggi di realizzare questo incontro in questo bellissimo spazio. Ringrazio l'associazione Peace Link, quindi Alessandro Maresconti, che come vi dirà ha aiutato, si è adoperato tantissimo affinché parte di quei sogni di Chiara Castellani venissero realizzati. Ringrazio anche gli operatori dell'associazione Salam che hanno permesso a 40 minori stranieri non accompagnati presenti nella struttura del centro di prima accoglienza su via Cavallotti qui a Taranto di essere qui con noi oggi. E infine ma non per ultimo ringrazio la Onlus insieme a Chiara Castellani che sta facendo un lavoro enorme per sostenere tutte le attività e i progetti a Kimbao nella Repubblica Democratica del Congo. Io non parlo oltre e do la possibilità, do subito la parola alla dottoressa Chiara Castellani. Sì, adesso. Parlando di Congo e parlando di salute in Congo, io devo dire fin da quando sono arrivata in Congo e pensavo di dover fare il medico, mi sono resa conto che non potevo esimermi da prendere delle responsabilità politiche in un paese in cui, specialmente quando sono arrivata in piena dittatura di Mobutu, ma agli inizi della durante la dittatura di Kabila Padre, sicuramente la situazione non era migliorata. Di fronte alla violazione sistematica dei diritti umani, che tuttora continua anche senza responsabilità di prendere del governo, che anzi cerca piano piano una transizione democratica, ma a causa della guerra che attanaglia questo paese, mi sono subito resa conto che avevo il dovere di denunciare quello che stava accadendo e di battermi per migliorare le condizioni della gente, ma insieme a loro, meglio, battermi per migliorare la coscienza della gente dei propri diritti negati e trasformarli in diritti recuperati, difesi, strappati in situazioni di malattie dimenticate e di guerre dimenticate. Di queste malattie e guerre dimenticate che vanno a braccetto cercheremo oggi di parlare. Questo è l'ospedale di Kimbao che ho diretto per 20 anni. Era stato abbandonato dai belgi nel 1956 senza che finissero di costruirlo. I lavori sono stati conclusi adesso grazie alla luce e all'acqua che ci permettono di far funzionare questo ospedale, che è un ospedale dello Stato ma gestito dalla diocesi. E fino a pochissimo tempo fa io ero l'unico medico per tutta la zona di Kimbao. Adesso io non sono più il medico di Kimbao perché ho trovato giusto e sacrosanto cedere il testimone a un altro medico e assumere un ruolo di coordinamento fra le altre strutture sanitarie della diocesi
in cui invece bisogna giustamente un po' ricominciare da capo, perché c'è una diocesi vastissima di 1,5 milioni di abitanti, più vasta del Belgio, dove ci sono 38 strutture sanitarie, di cui quella di Kimbao abbiamo fatto quello che potevamo, ma c'è ancora da rimboccarsi le maniche, da lavorare altrove, e io non so neanche bene dove cominciare. Però so da dove cominciare: dal diritto alla salute. Diritto alla salute che significa soprattutto diritto all'accesso alla struttura sanitaria. Accesso significa accessibilità, significa essenzialmente tre cose. Accessibilità culturale, che questo sia in coerenza con la nostra cultura, con la nostra visione della salute. E questo ci si riesce in Congo nel momento in cui la medicina tradizionale, che è la prima giustamente che viene consultata, si rende conto che da sola non riesce a far fronte. E soprattutto quando si tratta di assistenza al parto, di vaccini. Il secondo criterio è l'accessibilità economica, averci soldi sufficienti per pagare le cure, e di questo pagheremo ancora. Ma di quello che vorrei parlare adesso, perché è un grosso problema, è l'accessibilità geografica. L'articolo 25 della Dichiarazione Internazionale dei Diritti Umani, la Declarazione Internazionale des Droits des Hommes, le Droits des Hommes, dice che ognuno ha diritto a un tenore di vita che garantisca salute e benessere per cui non solo assenza di malattia, il benessere proprio e di tutta la famiglia. E qui vediamo una famigliola con la donna visibilmente incinta e anche alla fine della gravidanza, che intraprendono un lungo cammino per arrivare dove? All'ospedale, al posto in cui la donna dovrà partorire, che non è vicino perché si vedono solo gli alberi sullo sfondo. Questa donna invece è finalmente arrivata, ma ha fatto 100 km a piedi. Nel villaggio dove abita, a Kasombo, c'è una buona ostetrica, ma questa ostetrica non può ovviamente fare cesarei. E qui la bambina si è messa di traverso. Si è messa di traverso, l'ostetrica ha detto alla donna: io non posso assisterti, devi andare a Kimbao. Non c'era possibilità allora di fare un cesareo più vicino. E per poter salvare la propria vita e quella della sua bambina, perché vedremo che è una bambina, e questa donna ha dovuto percorrere 100 km a piedi, sotto la pioggia, perché non ci sono autobus, taxi, mezzi di trasporto, treni, neanche cavalli. Ed è arrivata, e quando è arrivata in ospedale, la bambina aveva già messo la manina di fuori e ci chiedevamo se era ancora viva. E allora la prima cosa è stato, con lo stetoscopio, vedere se c'era il battito della bambina. E poi abbiamo constatato che la bambina era ancora viva, che il cuoricino batteva, e allora siamo entrati d'urgenza in sala operatoria. Però la prima cosa che abbiamo fatto entrare in sala operatoria, come in tutte le sale operatorie del Congo, si comincia per pregare. Pregare per la vita di quella bambina, che sicuramente è alto rischio, perché quando la manina è già di fuori significa che ci abbiamo ormai pochi minuti per salvarla, e per la vita di quella mamma, perché queste sono delle cartine che rappresentano i paesi dei 5 continenti secondo la dimensione del problema sanitario, e qui rappresentiamo la mortalità materna. La mortalità materna, che è in numeri assoluti, ed è per questo che l'India è così ipertrofica. Ma l'India ha 1,2 miliardi di abitanti, forse pure di più.
L'Africa da sola non arriva a 500 milioni e vediamo come l'Africa ipertrofica e quella macchia rossa Bordeaux che rappresenta il Congo, ex Congo belga, il Congo Kinshasa dove lavoro, è gonfia perché la mortalità materna da noi è elevatissima e soprattutto nelle zone di guerra arriva a dei livelli di 5.000 per 100.000, che è la più alta del mondo. E quella bambina è nata. Nata uguale per diritti e dignità a tutti i bambini che nascono sulla terra. Però lei fin dall'inizio ha avuto un problema, non riusciva a piangere. E allora abbiamo cominciato ad aspirarla con quella pompetta che si vede là in fondo. E poi con questo palloncino e l'ossigeno dell'aria abbiamo cercato di farla respirare, gli abbiamo fatto il massaggio cardiaco, dei farmaci nel cordone, non piangeva e poi alla fine ha fatto e poi ha gridato la sua gioia di vivere e ce l'abbiamo fatta, siamo vive. Quella bambina ce l'ha fatta vivere in un paese dove già riuscire a vivere, riuscire a nascere è fin dall'inizio una scommessa, perché la mortalità materna è elevata, la mortalità neonatale è elevata, la mortalità infantile anche quella fra le più alte del mondo. È una scommessa riuscire a vivere, però non si sopravvive, si vive, perché proprio perché vivere non è così facile. Proprio perché ogni momento devi far fronte a degli attentati alla tua vita, vivere una conquista, e allora c'è veramente la gioia di questa conquista. Conquista anche contro la guerra. Questa è la cappella dei cristiani kimbanghisti, dove il 5 di maggio del 97 venne compiuta una delle prime di una serie interminabile di stragi di civili che continua a compiersi nella Repubblica Democratica del Congo, dove ogni individuo ha diritto alla vita, ma il diritto alla vita viene calpestato per gli interessi di chi? Questa è una denuncia della Chiesa, della Conferenza Episcopale, che ha denunciato di fronte al mondo questo genocidio silenzioso. Silenzioso perché non ne parla nessuno. Genocidio perché sono 5 milioni di morti da quando la guerra è iniziata. Genocidio e strage degli innocenti perché sono i civili che stanno morendo in questa guerra di bassa intensità. Ed ecco un'altra cartina, i morti legati alla guerra. E lì è proprio l'Africa. E nell'Africa questa macchia rossa, sempre più gigantesca, la macchia rossa Bordeaux, la Repubblica Democratica del Congo, con tutti i suoi morti legati alla guerra, che è una guerra che io definisco bugiarda, una guerra legata allo sfruttamento degli interessi del Congo. Se non ne parla nessuno, se questo genocidio è silenzioso, è proprio perché se ne ha vergogna, perché è una guerra che si vuol far passare come civile, magari anche religiosa, etnica, ed è una guerra economica finanziata dagli interessi delle multinazionali, dalle multinazionali dei diamanti. Il Congo è la principale riserva di diamanti per uso industriale. E poi soprattutto il coltan. 80% delle riserve mondiali di coltan sono in Congo. Cos'è il coltan? È una lega Colombia e Tantalio, terre rare. Terre rare non solo nella tavola degli elementi, ma anche in natura, perché ce n'è un pochino in Brasile, un pochino in Australia. 80% in Congo e è un minerale costosissimo, e allora essendo una risorsa anche strategica, ma vediamo a cosa serve.
serve a far funzionare questo telefonino, a far funzionare i computer, specialmente quelli con la wireless, i portatili. Ma se fosse solo per i videogiochi, per i computer, per tutta la new economy, forse si sarebbe potuto ancora evitare questa guerra. Il problema è che anche le armi teleguidate, le bombe cosiddette intelligenti, sono a base di coltan, hanno bisogno di coltan, e per questo si trova molto più semplice vendere armi leggere in cambio di coltan e con questo coltan fabbricare armi super sofisticate, armi teleguidate per le guerre del futuro, in una spirale di guerre che non finisce mai. E per capire fino in fondo questo problema andiamo nelle miniere di coltan. Chi ci lavora? Gli scampati alle stragi, che sono soprattutto bambini e adolescenti che non hanno più famiglia ed è la sola alternativa a diventare bambini soldato. Un chilo di coltan costa la vita di due bambini, e qui vediamo questi bambini lavorare nelle miniere, non si vedono ma sono sotto il controllo di militari degli eserciti cosiddetti, insisto sui cosiddetti ribelli, perché c'è tutta una strumentalizzazione dietro. Non c'è una vera ribellione, ma c'è il finanziamento di una guerra di disperati, di gente senza né arte né parte. Tante volte, soprattutto se sono ragazzi, se sono bambini soldato, costretti a combattere come alternativa a essere ammazzati. E a questi bambini, per i nostri telefonini, macchine fotografiche e videogiochi, a questi bambini viene negato il diritto ad andare a scuola. E parliamo del diritto allo studio, un diritto molto importante che in Africa, e non solo in Africa, viene negato. In Africa viene negato soprattutto alle ragazzine, ma non sulla base di una discriminante di genere. È una discriminante anche qui, economica. La scuola, fino a 2 anni fa, in Congo era a pagamento, anche la scuola primaria. Venivano gli ispettori e sbattevano i bambini che non avevano pagato fuori dalla scuola, perché o gli insegnanti o gli genitori pagavano o l'insegnante non veniva pagato. Eppure questa foto ha qualche anno, quindi si riferisce a quel periodo in cui andare a scuola era un privilegio se la famiglia riusciva a pagare. E l'insegnante doveva contentarsi di quel poco che raggranellava sulle quanto contribuivano i genitori. Eppure io mi trovo di fronte, questa immagine l'esprime, alla voglia di imparare dei ragazzi congolesi, alla voglia di insegnare degli insegnanti congolesi, che è la base della scuola, perché l'apprendimento avviene, lo vediamo traspare in questa immagine, proprio perché quando chiedi a un ragazzo congolese cosa vuoi che io faccia per te, ti dirà quasi sempre aiutami a studiare. E questo loro desiderio, questa sete di imparare, io me la sono assunta, specialmente da quando, dopo la perdita del braccio, ho dovuto riciclarmi soprattutto come insegnante, come formatrice. In primo piano vedete una mamma di più di 40 anni, era ostetrica, ma il suo titolo non aveva nessun valore per lo Stato, quindi lo Stato non la pagava. E adesso ha il diploma. Al diploma non tanto grazie a me, che sì, ho voluto questa scuola e l'ho diretta anche per quasi 20 anni, finché non c'è stata scippata la diocesi, ma grazie alla sua volontà
e a una mia grandissima amica che mi ha aiutato per scrivere questo libro, o meglio, che ha scritto questo libro poco prima di andarsene per sempre, ma non se n'è mai andata, che è Rita Levi Montalcini. Rita Levi Montalcini diventammo amiche nel 2002, quando lei mi volle accanto a una conferenza che doveva aprire questo bellissimo progetto, 5 euro per una donna africana. Questo progetto aiutò, negli anni in cui era ancora viva, 13.000 ragazze a studiare. Di queste 13.000 ragazze, tutte africane, di queste 13.000, almeno 500 nel nostro quango, nella nostra zona, almeno 500 nella nostra scuola. E qui vediamo un'immagine di una classe di solo ragazze, eppure agli inizi c'erano solo i ragazzi. Grazie a Rita abbiamo restituito la professione sanitaria alle donne, abbiamo fatto studiare le donne e facendole studiare le abbiamo aiutate a crescere nella presa di coscienza del proprio diritto alla salute, perché le vittime principali della violazione del diritto alla salute, l'abbiamo viste nelle prime immagini, sono proprio le donne che muoiono di parto. Adesso ogni morte materna diventa oggetto di un audit, di una sorta di processo. Non è più come prima, che se la donna non aveva i soldi per pagare il cesareo, lasciavano morire lei e il bambino senza intervenire. Adesso questo sarebbe totalmente inammissibile da noi, perché la coscienza è cambiata, le donne studiando stanno prendendo coscienza di essere soggetti di diritto. Quindi quando le donne diventano quadri sanitari, il diritto alla salute viene garantito ai più poveri. Ho cominciato con le infermiere, poi con le ostetriche. Adesso ci sono anche due donne che stanno studiando la medicina. Una ha finito, appena fatto il giuramento di Ippocrate, e io spero gradualmente di poter inserire nelle nostre strutture sanitarie, nostre ma dello Stato, ma che come diocesi stiamo cogestendo per permettere il funzionamento nel rispetto del diritto alla salute, spero di poter inserire gradualmente alla direzione delle donne. Però non è giusto parlare solo di donne. E allora vi parlerò di Didier Buchetti, quello che chiama alle volte mio figlio, perché l'ho conosciuto quando si è ammalato di tubercolosi. Era all'ultimo anno dell'istituto tecnico e in un paese in cui ancora si muore per tubercolosi, perché non sempre il trattamento è disponibile. Nel suo caso riuscì ad ottenerlo e lui mi disse: non voglio che i miei fratelli del mio villaggio, di Kimbao, della mia zona, continuino a morire di tubercolosi. Io sono guarito, devono guarire anche loro. È diventato infermiere. Questo è il giorno della sua laurea. Lo vedete con un vestito troppo grande per lui, ci sta due volte. Quando si laureano ci tengono a vestirsi bene, e quando non hanno i soldi per comprarsi un bel vestito, allora se lo fanno prestare. Nel vestito ci sta due volte, ma nella sua tesi sulla tubercolosi, che si è scritto da solo perché è un esperto, perché l'ha vissuta sulla sua pelle, la tesi di laurea sulla tubercolosi l'ha difesa troppo bene dal vestito troppo grande. Papà Kikobo ha una storia ancora più difficile. Anche lui ha cominciato con la tubercolosi, ma la sua tubercolosi non è guarita tanto facilmente, anche se ha avuto il trattamento, è gratuito. Perché dietro alla tubercolosi, e l'abbiamo capito assieme, lui non è stupido, c'era l'AIDS.
E l'AIDS a quell'epoca soprattutto e ancora nella maggior parte dei paesi africani continua a uccidere. Perché l'AIDS uccide? Perché ci viene negato il trattamento. Il trattamento disponibile in Europa dal 96 è difficilmente disponibile nella maggior parte dei paesi africani, ma da noi adesso è disponibile grazie almeno 10 anni in cui con papà Kikobo ci siamo battuti per ottenere il trattamento gratuito contro tutti i pregiudizi e la stigmatizzazione contro questa malattia e contro i malati di AIDS. Vedete papà Kikobo con la sua maglietta dove c'è scritto siero positivo, VIH positiva, SWAIN gratuita, cura gratuita. Abbiamo diritto al trattamento gratuito. Lì è scritto in francese sulla sua maglietta, sulla cartella è scritto in inglese, l'AIDS esiste, l'AIDS è crudele, ma l'AIDS non uccide più. Papà Kikobo sta bene, c'ha il CD4 alle stelle adesso, si è laureato. Anche lui, la tesi ovviamente sull'AIDS, sull'AIDS pediatrico. E quando si è laureato gli abbiamo regalato questa moto, ma non per andarsene in giro a divertirsi, ma per andare con lui, io, in dal nord al sud della nostra gigantesca diocesi più vasta del Belgio, 600 chilometri, per poter aiutare io i medici, i giovani medici, lui gli infermieri e in generale tutti i malati di AIDS, per annunciare che l'AIDS si cura, certo per il momento ancora non in modo definitivo, ma ben presto dovrà esserci anche un trattamento definitivo, ma soprattutto che abbiamo diritto al trattamento gratuito. Abbiamo diritto, non si deve più morire di AIDS. E grazie a papà Kikobo abbiamo ottenuto però un risultato meraviglioso. Tutte le donne a cui proponiamo di fare il test dell'AIDS, tutte accettano. Tutte accettano e lo fanno senza difficoltà, nella coscienza che è per la propria vita, per il proprio diritto alla vita e della vita dei loro figli. Non solo le donne incinte, anche chi viene per bambino. L'AIDS, sono convinta che se si continua di questo passo, finalmente abbiamo il trattamento gratuito da noi, devono averceli tutti. Per la malaria è un pochino più difficile perché lì il serbatoio non è solo l'uomo, ma anche la zanzara. E la malaria continua a uccidere i bambini e il trattamento gratuito è ancora molto in teoria. Molto in teoria, ma abbiamo già ottenuto parecchio. Ecco i decessi per malaria. La malaria non c'è solo in Africa, ma è in Africa che si muore, perché l'accessibilità al trattamento non è garantita. Però grazie alla Caritas francese e a tanti amici italiani siamo riusciti a portare avanti e vorremmo estenderlo ulteriormente, perché per adesso siamo solo nelle zone di salute di Kenge, Kimbau e Moanza, ma la nostra diocesi ha 10 zone sanitarie. Per adesso ci limitiamo a 500.000 persone coperte dal progetto e la diocesi ne ha 1,5 milioni, però stiamo portando avanti un progetto di formazione del personale sanitario per la prevenzione, la cura precoce della malaria, la cura vicino a casa. Tutti gli infermieri di queste 3 zone sono in grado adesso di curare la malaria grave e di evitare la morte dei bambini, ma ci vorrà ancora parecchio, come ancora di più ci vorrà per la mosca tsetse.
è la malattia del sonno, che è la più dimenticata delle malattie dimenticate. Non è una malattia rara, 700.000 casi ogni anno, 12 milioni di persone in area endemica. Eppure della malattia del sonno non se ne occupa nessuno, né di quella mosca tsetse che punge, t'addormenti e poi muori. Non è proprio così? Il tripanosoma ti entra nel cervello, distrugge il cervello e si muove in stato di demenza. Però voglio raccontarvi una cosa carina che molti di voi già conoscono, soprattutto Alessandro, che magari vuol dire qualche cosa. Questa è la lotta che chiamiamo ecologica. Perché la chiamiamo ecologica? Proprio questo è un termine nostro, eh? Non è perché siamo a Taranto e sono con gente che si interessa dei problemi ecologici. Noi la chiamiamo la lotta ecologica perché i belgi ci avevano insegnato tonnellate di insetticidi, tagliare le foreste perché è lì che si nasconde la mosca tsetse. E poi abbiamo scoperto che la mosca tsetse, che non ci vede tanto bene, con i suoi occhietti multipli, vede bene il nero e azzurro, la bandiera dell'Inter. Allora, se prendi una bandiera dell'Inter e la ricopri con una retina chiappa farfalle, la mosca tsetse si infila dentro, poi monta in quel cono e non riesce più a tornare indietro. Monta in quel cono perché cerca la luce e lì rimane imprigionata. Rimane imprigionata, alla fine muore di fame e di sete. E non mi dispiace se muore la mosca tsetse, anche le zanzare quando muoiono non mi dispiace. E alla fine si stacca il cono e butti via le mosche morte, la riposizioni. E questa bandiera, grazie anche ad Alessandro e a Paolo, alla fine l'abbiamo portata anche all'Inter, che lì per lì non ci voleva credere, dice una bufala. Poi gli abbiamo mandato il link dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, era all'epoca di Giacinto Facchetti, hanno esposto la bandiera della trappola interista nella sede di Via Durà. E poi hanno vinto 3 scudetti di seguito e anche la Coppa Intercontinentale, per cui gli ha portato bene. Adesso vorremmo ricominciare, sinceramente vorrei ricominciare. Avevo il collegamento con Facchetti, lui è morto e non si sa bene a chi rivolgersi, ma secondo me si può ancora. Cosa sono le malattie dimenticate? Abbiamo parlato, questa si vede poco, abbiamo parlato della malattia del sonno, non vi ho detto tutto il problema del trattamento, adesso finalmente il trattamento è diventato disponibile, ma pensate, è un farmaco che avevano già trovato all'inizio degli anni 90, l'eflornitina. Poi tolto dal commercio perché tanto a chi conveniva. Non era redditizio produrre un farmaco che per una malattia solo per dei poveracci africani. E poi nel 2001 ce lo siamo ritrovati, la stessa eflornitina, riciclata per rallentare la velocità di crescita dei peli sulla faccia. Adesso per fortuna, grazie a un impegno con Médecins Sans Frontières, con e la Lega per le Neglected Disease con Nicoletta Denti, con tutta una battaglia che abbiamo fatto assieme a differenti persone, belle persone, c'era anche Carlo Urbani dentro, quando abbiamo cominciato a batterci per ottenere che questo trattamento venisse rimesso in commercio, adesso finalmente il trattamento è disponibile. Ma per parlare di malattie dimenticate e della necessità che siano gli africani a venire coinvolti nella ricerca scientifica,
parliamo di virus Ebola, perché a quel punto lì, visto che ci si è dimenticati, vediamo come la malattia del sonno nella ricerca medica concerne anche l'Ebola. Si è dormito, è troppo. Il virus Ebola è conosciuto almeno dal 1976, quando a Yambuku, nel nord del Congo, verso il confine col Sud Sudan, e in realtà l'epidemia fu nel nord del Congo e nel Sud Sudan, sulle rive di quel fiume che si chiama Ebola, e su quel fiume vi furono la maggior parte dei casi, ma soprattutto se già a Yambuku venne descritto questo virus letale, è perché nel centro sanitario di Yambuku quasi tutto il personale si contaminò, si ammalò e morì. L'epidemia di Yambuku è la prima che è stata descritta, ma poi non ci si è troppo preoccupati. Ci sono state altre epidemie, ma sempre lì fra poveracci nella foresta non gliene importava niente a nessuno. 1995, io ero già in Congo, a 50 chilometri, Kikwite e Kenge sono due diocesi confinanti. 1995, l'Ebola a Kikwite. Il Congo si chiamava ancora Zaire e questo virus letale seminò il panico. Ci chiusero come topi, chiusero la strada. Noi siamo su una deviazione Kimbao Kenge e sulla strada che porta a Kikwite. Kimbao è una deviazione verso sud subito dopo. Ci chiusero come topi, non ci si muoveva più né verso Kikwite né verso Kinshasa. Quando ci si rese conto che il virus che stava ammazzando il personale dell'ospedale di Kikwite era Ebola. Perché nell'ospedale di Kikwite? Perché il materiale di protezione non esisteva. L'epidemia di Ebola comincia sempre nella foresta. Il serbatoio, chiaro che non è l'uomo, che virus potrebbe, nessun virus è talmente suicida da utilizzare come serbatoio un essere vivente che uccide. Tutti gli uomini o quasi muoiono quando sono contaminati, quindi la riserva non è l'uomo il serbatoio, né i primati, sono dei pipistrelli che non muoiono, dei pipistrelli che mangiano la frutta, poverini, sembrano innocenti, sono loro il serbatoio di Ebola. L'epidemia di Ebola di Kikwite cominciò in sala operatoria. Un errore diagnostico di fronte alla febbre, ai forti dolori addominali, al vomito ematico, e poi tutti quelli che partecipavano all'intervento si ammalavano e morivano, a cominciare da suora Floralba, che morì, ma prima di morire contaminò le sue consorelle infermiere, anche loro a Kikwite, che la stavano assistendo. Sei suore italiane, tutte infermiere della congregazione delle poverelle di Bergamo, morirono nell'epidemia di Kikwite. La congregazione venne decimata. E questo perché? Perché prima che si capisse che questa diarrea ematica era in realtà l'Ebola e che era sufficiente il contatto pelle a pelle per trasmetterla, era già troppo tardi. Anche perché proteggersi in Africa non è sempre così facile. Ci siamo trovati quante volte, sicuramente durante l'epidemia di Ebola, non avevamo più niente, dovevamo risterilizzare i guanti, risterilizzare le siringhe monouso. Anche durante la guerra a Kenge ci siamo trovati nell'impossibilità di approvvigionamento. E allora sei forzato, quando non riesci ad acquisirne
acquistando alla capitale, a risterilizzare le siringhe. Anche perché se invece utilizzi ogni volta siringhe nuove, guanti nuovi, è il malato che deve pagare, è la donna che quando viene a partorire, adesso gli consigliamo di portarsi già qualche paia di guanti per ridurre i costi, per lei e per tutti noi, se no non ci se la fa. È un altro problema, anche quando riesci a hai materiale a sufficienza, però i sistemi di eliminazione non sono adeguati e questo rischio di contaminazione c'è sempre e non è solo l'ebola, è anche l'AIDS e l'epatite. E poi le nostre centrifughe, dove quando fai a manovella rischi di far schizzare il sangue. Però se faccio vedere questa immagine di laboratorio è per raccontarvi una storia bellissima che vissi quando andai a Kikwit subito dopo l'epidemia del 95. Era forse l'epidemia fu intorno a maggio-giugno. Io arrivai a Kikwit in luglio, era appena finita, e conobbi un giovane che lavorava in laboratorio e che anche lui si era ammalato di ebola. Si era ammalato di ebola per aver lavato e vegliato il corpo di un suo collega, anche lui laboratorista, che era stato fra i primi a contaminarsi e a morire. Agli inizi tutti quelli che si ammalavano a Kikwit morivano. E vegliare i morti, nel caso di ebola, è estremamente pericoloso perché questo virus continua a vivere anche nel cadavere. Probabilmente il serbatoio ha una temperatura più bassa e il virus vive anche nel cadavere. Il cadavere non si può toccare, non si può vegliare. Queste scene le vediamo adesso quando nei paesi in cui ebola si sta diffondendo. C'è stato un focolaio, per fortuna autolimitato anche da noi, ma sono comunque un'esperienza molto dolorosa di non poter che ci venga impedito il culto dei morti. Questo ragazzo si contaminò, si ammalò e vedeva che tutti quelli che insieme a lui o prima di lui si erano contaminati stavano morendo lì nell'ospedale di Kikwit. E allora lui stesso si diceva: ma allora anch'io devo morire, no, Dio, non voglio morire, non voglio. Alla fine mi raccontò: mi sono sentito meglio, anzi che avevo una gran fame. E allora ho detto: portatemi da mangiare, non esponetevi, d'accordo, ma portatemi da mangiare. E gli portarono da mangiare, mangiò e aveva sempre fame e stava sempre meglio. E allora disse: allora io non muoio più. Da questa dichiarazione, da questa constatazione, io non muoio più, è nata una grande scoperta che adesso una multinazionale nordamericana ci propina come sua: la sieroterapia, la terapia dell'infezione da virus ebola, della malattia da virus ebola, con il siero della persona convalescente. Chi guarisce, come questo ragazzo che stava bene, diventa inattaccabile perché è guarito, quindi ha gli anticorpi, il virus non lo uccide più. E questo ragazzo mi diceva: io ho capito che a me ormai ebola non mi uccideva più, e invece di scappare lontano da questo inferno c'erano i suoi amici che stavano ammalandosi e morendo, e lui diceva: io tanto sapevo che ormai a me non mi ammazzava più e ho cominciato ad aiutare gli altri, finché grazie a lui e a un medico che era anche lui guarito fu messo a punto 19 anni fa, 1995, il trattamento con il siero convalescente,
con gli anticorpi, la sieroterapia, venne utilizzata già allora. E lo insisto su questo perché l'ho vissuto sulla mia pelle e ascoltato con le mie orecchie. E però 1995-2014, per altri 19 anni, si è dormito di nuovo. Nuova malattia del sonno della ricerca scientifica, finché l'epidemia attuale, che sta assumendo proporzioni da catastrofe umanitarie, però si è dormito per 19 anni. Eppure ce ne sono state le epidemie, ma dove? Nei campi dei rifugiati, dei profughi, delle guerre all'est del Congo, nel sud Sudan, nel nord dell'Uganda. Ne sono morte di persone, anche colleghi medici, ma tutti africani. E allora alla fine in Europa non gliene importa niente, e adesso la casa farmaceutica dice: io ho scoperto. No, si dovrebbe comunque rispettare chi è morto e chi ha compiuto dei sacrifici per mettere a punto questo trattamento, che doveva essere sistematizzato ben da prima, ma la ricerca si fa sugli africani ma non con gli africani. Coinvolgiamo l'Africa nella ricerca e diamo all'Africa i materiali di protezione. Sono materiali così semplici, eppure non li abbiamo. Anche adesso c'è l'epidemia, abbiamo avuto dei casi in Congo, là dove l'Ebola c'è mandano gli scafandri, le maschere e tutto. Dove l'Ebola non c'è, ti dicono: lavati le mani. Se ne lavano le mani e ti dicono: lavati le mani. E noi ci laviamo le mani. Ci laviamo le mani con questi rubinetti che appiccichiamo ai catini, riempiamo i catini con l'acqua piovana. Questa è una vecchia immagine di Kimbao, di quando ancora si andava con l'acqua piovana, quando piove. Quando ci sono 5 mesi che non piove, l'acqua è un diritto umano fondamentale, a rischio per noi tutti, e qui nel sud Italia ne sapete qualche cosa, l'acqua è un diritto sociale, e voi vedete che sono le donne e le bambine e i bambini che prima di andare a scuola, i bambini, e nell'ambito di un lavoro che tu hai tutta la giornata, le donne hanno la corvée di andare alla sorgente a prendere l'acqua. Ma a Kimbao non è più così. Grazie a Paolo, a Mario, a Pislink, a quanti ci hanno aiutato, Mario Cagnatti, e grazie ad Alessandro che l'ho conosciuto. Quando Alessandro gli ha detto: tu adesso diventi consulente tecnico per la centrale di Kimbao. Mario, che se tutto va bene vedo ancora dopodomani, è stato la persona che ha dato l'impulso finale, quando Paolo è stato quello che ha iniziato, per questo progetto che ci ha permesso di avere luce e soprattutto acqua corrente agli inizi solo in ospedale, ma adesso anche nei villaggi. Avere acqua corrente. Questo è vero per Kimbao, ma non è così per la maggior parte dei villaggi africani, degli ospedali africani. Ed è importante avere acqua corrente per l'igiene. Invece quello che succede è che c'è troppa acqua. I cambiamenti macroclimatici, che voi sentite anche qui in Europa, noi li sentiamo molto di più. Alluvioni, uragani, erosione. L'erosione che porta via la strada e porta via i raccolti e che lede il nostro diritto al cibo. Diritto al cibo dove c'è solo sabbia. Il Kwanga era coperto di foreste, adesso c'è solo sabbia. Eppure abbiamo diritto al cibo. Questa è vicino a casa mia, Kenge,
c'è solo sabbia. Qui c'erano gli orti e il campo militare. Adesso le donne devono fare chilometri a piedi. Anche i fuochi di busto purtroppo hanno giocato in questo. E alla fine non vi sono più alberi. Con tutto ciò, alla fine della stagione secca, la provvidenza ci manda la manna delle fieniglia, i bachi. Una farfalletta gialla discende dal cielo, depone le sue uova sulle foglie bagnate di rugiada, esce il bruco, si mangia le foglie e noi ci mangiamo il bruco. Arrostito, eppure buono. Ancora più buono la carne di serpente. Io però non l'ho mai assaggiata perché alle donne è proibito di mangiare la carne di serpente. Dicono che se la donna mangia il serpente poi non partorisce più. E allora bisogna lavorare insieme alle donne. E da ormai no, da inizio di ottobre, per cui adesso in questo anno accademico, ho proposto alle donne che mi chiedevano, alle madri di famiglia, aiutami a studiare, le ho proposto di diventare anche agronome. Perché? Perché è la donna che nutre l'Africa. La donna nutre l'Africa perché è lei che prepara i campi, semina, coltiva, raccoglie tutta la preparazione del cibo e alla fine in bocca l'anziano, il malato, il bambino. È la donna che nutre l'Africa, ma erano gli uomini che studiavano alla scuola agraria. E allora abbiamo detto, visto che adesso infermieri ce ne sono e soprattutto infermiere, scommettiamo anche sulla terra, sul recupero della terra e sul recupero di quanto nella terra viene dimenticato, viene e rischia di perdersi, e sono le donne che ne sono custodi. Le piante tradizionali, quelle con cui curi la maggior parte delle malattie meno gravi in Africa, e anche questa pianticella che abbiamo seminato nei dischetti di sterco di vacca e poi facciamo dei vivai ben protetti con delle zanzariere, poi arricchiamo la terra con del guano, guano di pipistrelli, adesso abbiamo detto basta perché c'è l'ebola, meglio non utilizzare gli escrementi di pipistrelli, non si sa mai. E utilizziamo la pollina, utilizziamo lo sterco di vacca, utilizziamo la paglia e dalla nostra sabbia possono di nuovo germinare speranze e piante che possono aiutarci. Questa che avete visto prima era l'Artemisia annua che cura la malaria. Qui è la moringa oleifera che cura i bambini malnutriti, è ricchissima di proteine e di vitamine, la chiamano l'albero del miracolo. Con le donne vogliamo aiutare, vogliamo lavorare non solo per recuperare la produttività della terra, ma anche per non perdere tutte le loro conoscenze sulle piante tradizionali che possono nutrire meglio e anche guarire le malattie. E l'ultima donna che voglio vedere, è una che voglio presentarvi, è una donna ancora piccolina, c'ha 4 anni, si chiama Dudù. Dudù è nata in una casa del tutto particolare dove è sempre vissuta, e fino a poco tempo fa non era mai uscita.
e la prigione di Kang. Sua madre ha una lunga pena da scontare e lei è lì con la sua mamma e non conosce altre realtà perché è nata lì. Siamo andati con Paolo e con Alba, una mia amica di Lecce, che insegna nel super carcere di Lecce e che molti di voi conoscono, e abbiamo conosciuto il nuovo direttore, che è qualcuno finalmente sensibile a quello che succede di là da queste sbarre, in questo inferno della prigione di Kang, dove 80 persone dormono accumulate in due stanze, mangiano una volta per settimana e nessuno si rende conto di quello che succede al di là delle sbarre. Abbiamo cominciato ad andarci tutte le domeniche, io per curare i malati e quando i sacerdoti vogliono venire per dire la messa. Quando non vogliono venire, celebriamo con i detenuti, loro prendono il loro tantam, si canta e si prega ugualmente cantando come si fa in Africa, e sicuramente Cristo c'è, per cui non è importante, anche se il prete non c'è, Cristo c'è ed è quello che conta. E adesso Dudu va alla scuola materna. Tutte le mattine l'infermiera che mi aiuta la domenica per consultare i malati, poi tutte le mattine passa alla prigione, prende Dudu e insieme alla sua bambina le accompagna alla scuola materna. E adesso quando arrivo alla prigione, Dudu mi viene incontro e mi dice: "Bonjour, maîtresse." Io non sono la sua maîtresse, ma è importante che Dudu sia cambiata. È importante che anch'io sono cambiata. Pensavo di conoscere tante realtà, ma ce ne avevo una che era lì vicina, non lontana da casa mia, là dietro quelle sbarre, che non conosceva sufficiente. E allora vorrei proprio finire con questo messaggio. Ci sono delle realtà anche vicino a noi, delle realtà dietro delle sbarre che magari noi stessi per comodità mettiamo, e che ci vuole così poco per superare quelle sbarre, prenderne coscienza e portare dei germi di speranza che possono aiutare ragazzi, bambini come Dudu a realizzare il loro sogno di andare a scuola e di essere bambini ragazzi come tutti gli altri. Grazie. Grazie tantissimo Chiara Castellani, mi piacerebbe che da questo incontro potessero germinare con nuove speranze, nuove consapevolezze, nuovi saperi. E quella speranza che anche un'associazione come l'associazione Peace Link è riuscita a trasmettere telematicamente. Qui con me c'è Alessandro Marescotti, appunto il presidente di Peace Link, che ci racconta come è possibile oggi aiutare anche progetti come quelli che ha realizzato e sta realizzando la dottoressa Chiara Castellani in Congo. Giusto due parole sulle cose che abbiamo cercato di fare qualche anno fa. Adesso siamo assolutamente abituati a sapere che cos'è internet, cosa sono i social network,
e ormai parliamo di nativi digitali, voi avete in tasca gli smartphone, però quando ho conosciuto Chiara Castellani io andavo in classe e chiedevo ai ragazzi chi di voi è collegato a internet, nessuno alzava la mano, e poi dopo qualche anno qualcuno timidamente diceva ah, io ho imparato a usare internet. Erano veramente i primi anni in cui si parlava di rete, e come Peaceling stavamo cercando di esplorare un lato nuovo della rete, come utilizzare i computer per collegare le nostre realtà con quelle lontane, con quelle dove c'è bisogno di cooperazione, di solidarietà. E quindi quando incontrai Chiara Castellani, la prima cosa che le chiesi è ma se noi dobbiamo collegarci a te, che cosa possiamo fare, e soprattutto qual è il tuo indirizzo postale? E la prima cosa che disse: ma in Congo non ci sono i postini, non mi potrai mai mandare una lettera. E allora come si poteva scrivere a Chiara Castellani? Il primo sistema fu quello della posta elettronica, una posta elettronica che veniva veicolata tramite onde radio, un sistema denominato packet radio, che consentiva in maniera molto lenta però efficace di percorrere quelle migliaia di chilometri e di arrivare lungo le strade dell'etere fino nella foresta dove c'era l'ospedale di Chiara Castellani, fino a Kimbao. E quindi la prima cosa che cercammo di fare fu quello di creare un sito www.kimbao.org dove mettere la storia di Chiara, informazioni sull'ospedale, che cosa potevamo fare, quali erano le medicine, quali erano le cose che si potevano attivare da subito. E la prima cosa che chiese Chiara è possibile avere un computer portatile anche usato? E quella fu la prima cosa che inserimmo su internet. Qualcuno ha un computer portatile? E mettemmo in rete l'elenco degli incontri che in Italia avrebbe tenuto Chiara. Bene, le telefonai poi dopo una quindicina di giorni e le chiesi: qualcuno ti ha portato un computer portatile? Questa storia dei computer portatili continua, e l'anno scorso sono partita con 7 computer portatili, mi ricordo, ed erano tutti computer che non si utilizzavano più ma che avevamo rimesso in ordine grazie anche a una mia anonima, Chiara De Felice di Informatici Senza Frontiere, che mi raccontò anche lì della loro associazione che recupera computer portatili, installa i sistemi della Linux e in questa maniera si riesce a far funzionare molto bene dei computer che io poi porto, e in questa maniera metto in rete anche altri amici, altre associazioni, scuole, università come la Facoltà di Agraria, adesso anche a Moanza stiamo aprendo una scuola infermieri. In tutto questo panorama in cui cerchi di connettere chi è più lontano, chi è più isolato, ecco, sicuramente se ci fosse stato internet la strage di Kenge non si sarebbe compiuta, ed è proprio dove i media non arrivano, dove internet non arriva, che dove l'informazione non arriva, ma perché non c'è internet, che le stragi e le violazioni dei diritti umani sono possibili. Nel momento in cui hai la possibilità di connetterti con il resto del mondo, devi avere, hai la forza di denunciare, se sei testimone di ingiustizie. Per cui è importante che anche noi in qualche maniera entriamo in rete per fare rete e assieme batterci tutti assieme perché i diritti umani vengano rispettati. Perché il problema del rispetto dei diritti umani non è solo un problema del sud del mondo e del Congo, è un problema universale come è universale la dichiarazione. E dobbiamo ogni giorno sorvegliare su questo, anche qui. E questo dipende dalla responsabilità di ciascuno di noi. Perché
far rispettare i nostri diritti è nostro dovere, fra tutti i doveri che abbiamo, il più importante è di far rispettare i nostri diritti, di non farci mettere i piedi in testa dal prepotente di turno o dalle mafie e tutto il resto, insomma, visto tutto quello che succede in Italia, ma non solo in Italia. Magari, la grande differenza è che qui hai gli strumenti per denunciare quando vuoi e quando comprendi che è tuo dovere farlo. Ma non sempre si ha il coraggio e la voglia di farlo, è più comodo non farlo. Tutto sommato, vabbè, io darei comunque la parola ancora ad Alessandro, ma chi... L'appello per il computer è ancora valido. È toujours valide. E concludo con un riferimento a un altro elemento importante che... abbiamo cercato di focalizzare soprattutto insieme a Paolo Moro la questione dei pannelli solari, la fame di energia che c'è in Africa. Abbiamo visto che a Kimbao è stato molto importante portare la luce elettrica e con la luce elettrica anche l'acqua. Esiste però oggi una vera e propria rivoluzione, che è quella dei pannelli solari, che si sta estendendo in Africa, che è una rivoluzione che va di pari passo, è una rivoluzione che va di pari passo con una cosa importante, la rivoluzione dei LED e la rivoluzione dei tablet. Questo perché? Perché i tablet ormai consumano pochissimo, anche i LED consumano pochissimo, e basta associare un pannello solare al tablet o un pannello solare a un cellulare per ricaricarlo, o un pannello solare a dei LED che producono illuminazione consumando pochissimo. L'ultima missione ho portato proprio un kit che ci ha regalato un amico di Trieste che sta... L'ultima missione che ho fatto assieme ad Alba Monti a luglio, e fra le altre cose ho portato proprio un kit di un pannello solare con un inverter su cui collegare computer, telefonini, e che è di una grandissima utilità per Chiara, soprattutto quando va ad operare nei centri di salute sprovvisti di energia. E difatti con Alba Monti poi abbiamo fatto una relazione a questa, è un gruppo di amici di Trieste che stanno fabbricando questi kit, e ce l'hanno regalato uno in cambio di una relazione. Dice: mi devi fare una relazione tecnica di come funziona e quali sono eventualmente modifiche da apportare. Difatti gli ho fatto una serie di segnalazioni che hanno preso in considerazione, dice: stiamo modificando secondo le esigenze che si ha nelle savane, insomma, che si ha nel proprio dove si opera. E grazie a loro ho ricominciato a lavorare fino alle 9 di sera tutti i giorni al centro di salute. E sì, li ho incontrati anch'io gli ho aggiunto qualche cosa a quello che avevo constatato, tutti i meriti di questa piccola grande soluzione, di avere un pannello solare che ti permette di mobile, che ti permette di far funzionare un piccolo centro di salute e assistere meglio i parti e meglio i malati. Ecco, questa, guardate ragazzi, è una questione importante, perché non è solamente relativa alla solidarietà nei confronti dell'Africa, ma a Taranto stiamo sviluppando un progetto che si chiama Progetto Sustain, proprio per portare i pannelli solari in Africa, e questo progetto ha portato i primi 6 pannelli solari nel Burkina Faso. In Burkina Faso non si vendono pannelli solari, se uno va nel più grande negozio
della capitale del Burkina Faso, uno non riesce a trovare neanche un pannello solare, per cui i primi 6 pannelli solari in Burkina Faso sono stati portati dalle scuole di Taranto e si sta facendo formazione proprio perché questo è un settore, ieri c'è stata la grande marcia per l'ambiente, è un settore su cui si può creare un'alternativa a Taranto. Voi immaginate se Taranto riuscisse a creare nelle scuole formazione e competenze per elettrificare tutto il Burkina Faso. Teoricamente sarebbe possibile, perché il Burkina Faso in questo momento è una nazione totalmente senza pannelli solari. I primi 6 pannelli solari sono stati portati da docenti e studenti di Taranto, per cui anche questa cosa di portare questa tecnologia in Africa che sta esplodendo potrebbe essere un'occasione per fare insieme solidarietà e formazione per gli studenti di Taranto. L'ultima cosa che vorrei dire è una seconda rivoluzione che sta avvenendo e che secondo me può essere utilizzata in associazione al pannello solare, e sono i cosiddetti ebook. Ad esempio il Kindle dell'Amazon, ma c'è anche il Kobo di altre aziende. Kindle e Kobo sono degli ebook reader come questo, mentre però questo dura 8 ore, un computer portatile dura 4 ore la batteria. La batteria di un ebook dura un mese e un ebook può contenere 1000-2000 libri. Allora, se si riescono a caricare 1000-2000 libri su un ebook che costa 60 euro e lo si tiene in collegamento con un pannellino solare portatile, praticamente si crea un sistema inesauribile di conoscenza, per cui il futuro probabilmente sarà un ebook così, con dietro un pannellino solare, e che costituirà per l'Africa la possibilità di andare in giro con una biblioteca. Donnez mon bienvenue à tous les jeunes amis qui sont venus aujourd'hui pour écouter, pour participer à cette conférence. Et je viens aussi de l'Afrique. Vous avez écouté, vous avez vu les images. Et je sais que vous venez de plusieurs pays, peut-être pas de la République démocratique du Congo, mais nous sommes à l'intérieur de l'Afrique. Nous sommes tous africains, nous sommes tous des frères. I want to say welcome to everybody that came today to hear this short conference. I came from Democratic Republic of Congo. I came from Africa. Many of you, everybody of you, came from Africa. And I think that the hope of the Africa is the same, and it's very important for us today to fight for the hope of Africa, that is the hope of the world.